Nuova verifica, test probante, Pescara Crotone, il big match della terza giornata non deciderà nulla, ancora troppo presto, ma l'attesa è palpabile, avversario di rango, c'è voglia di capire, c'è tanta curiosità. Come anticipato, Colombo recupera in grosso, ma potrebbe essere confermato Brosco al fianco di Pellacani, nessuna sorpresa a centrocampo. Nel frattempo Aloy continua a migliorare, visita ortopedica, ok, da giovedì cambi di direzione, l'ex Avellino tornerà a disposizione subito dopo la trasferta di Foggia di sabato 24 settembre. In attacco ballottaggio De Sogus Tupta nel tridente completato da Cupone e Lescano. Delle Monache comincerà dalla panchina. Per contro il Crotone dell'ex Franco Lerda, che a Pescara ha lasciato un ottimo ricordo, storia di 15 anni fa. Fuori l'infortunato Spaltro e l'ex Marco Carraro, ancora non al meglio della condizione. Per 10 undicesimi stessa formazione che ha prevalso sul Monopoli. Unica novità, Panico al posto di Carbò. 4-3-3, Branduani tre pali, in difesa Calapai, Golemic, Cuomo e Giron. A centrocampo Awa, Petriccione e Tribuzzi. Davanti Chiricò e Panico a supporto di Gomez, che per una stagione a 14 anni ha militato nei giovanissimi del Pescara. Allenatore Silvano Crisante, il tecnico Franco Lerda. Hanno allestito una formazione di prim'ordine, quindi il Pescara assieme alle altre 6-7 squadre sarà una di quelle che sarà protagonista di questa stagione, non ci sono dubbi. Poi la piazza è una piazza sempre abituata a giocare per i vertici, sicuramente non solo nel campionato di Lega Pro ma anche in campionati superiori, e quindi sarà una bella sfida con due squadre che sicuramente lotteranno fino alla fine per posizione davanti. Dal 2015 sfide disputate in Abruzzo tra Pescara e Crotone, un solo pareggio. 9 anni fa, settembre 2013, Serie B, 2-2 Torromino su rigore, pareggio di Maniero, prodezza di Nilsen, 2-2 definitivo ancora di Torromino, sempre dagli 11 metri. Negli altri 14 incroci, 7 vittorie a testa, da ricordare il successo del Pescara di Ivo Iaconi sul Crotone allenato da Gaetano Auteri. Ottobre 2002, Serie C, Apa la sblocca, momentaneo 1-1 del l'ex Edoardo Artistico, nel finale gran destro da tre punti di Daniele Croce. Impossibile dimenticare il clamoroso rovescio del 5 giugno 2005, Serie B, sbrizzo illude, si scatena il Crotone dell'ex capitano biancazzurro Giampiero Gasperini, vantaggiato, autogol di Fusco, 1-3 di Paro, poker di Nando Giuliano, che successivamente da gennaio 2008 a giugno 2009 giocherà nel Delfino. Vittoria quasi al photo finish in Cile, 30 marzo 2008, allenatore Franco Lerda. Manuel Turchi entra e decide la sfida, prima il numero, poi la punizione vincente al minuto 85. In B, aprile 2011, il match winner Cristian Bucchi, sarà l'unico gol con la maglia del Pescara e l'ultimo della sua carriera. Il 10 settembre dello stesso anno, protagonista Marco Sansovini con questa doppietta, e solo l'inizio di Zamallandia. Sempre in B, 3 marzo 2015, avanti il Pescara con Memusciai su calcio di rigore, pari Diciano e gioiello del sindaco, finisce 2-1. 31 ottobre 2015 e calcio spettacolo, il Pescara di Massimo Oddo travolge il Crotone di Ivan Juric, 4-1 dal dischetto implacabile Memusciai, doppietta di Gianluca Lapadula e rete di Caprari per il Crotone Dos Santos. L'ultima affermazione all'Adriatico, sempre in B, settembre 2018, apre Mancuso, capolavoro assoluto del grande ex Ahmad Ben Ali. Nella ripresa però arriva il nuovo definitivo sorpasso del Pescara di Beppe Pillon, la firma, e che firma è ancora di LM7, Leonardo Mancuso.